conosciuta, lui è venuto a trovarmi a casa dopo che era morto Porlino, perché loro si scrivevano in continuazione e c'era una grande stima reciproca con Stokowski, sì. E io poi, quando è morto Porlino, io ovviamente gli scrissi che era morto, così, e lui mi rispose naturalmente, disperato, dolorosissimo. Poi però mi disse: no, io devo venire presto in Italia, la verrò a conoscere. Ed è venuto, mi ricordo. E la cosa a me mi aveva messo molto in agitazione, perché anch'io ero un po' su come di Topolino che tira il frac a Maestro Stokowski. Per me era un po' un mito, diciamo, no? Poi ero anche terrorizzata, perché lui non parla italiano. Io sì, ho studiato l'inglese, ma insomma, l'idea di sostenere tutta una serata, una cena con Stokowski, ero terrorizzata. Allora coinvolsi una mia amica, che era nata a San Francisco, un'italo-americana, diciamo, che però si era trasferita a Roma, e la supplicai: vieni anche tu a cena, perché mi devi fare da interprete. Stokowski, da parte sua, terrorizzato anche lui di fare una serata non parlando una parola di italiano, si portò un interprete anche lui. Quindi alla fine eravamo un bel gruppetto. Gli interpreti si sposarono. No. Poi c'era anche mia suocera, ancora era viva anche lei, e io mi ricordo che rimasi veramente così lessata davanti a quest'uomo, che aveva un fascino incredibile, soltanto come muoveva le mani. Lei sa che lui dirigeva senza bacchetta, perché aveva queste mani di una espressività. L'ho visto in quel, ma non lo sapevo. Veramente, insomma, io, mi faceva l'effetto dell'ipnotizzatore. Io guardavo queste mani, ero come in trance. È un uomo di grande fascino, ma aveva delle parole così di ammirazione per Porlino, quello che lui diceva della sua musica, e infatti l'ha portata in giro per tutti i concerti che faceva. Quindi era stato veramente un suo sostenitore proprio. Bella, ma va bene. Anch'io da piccola, quando vedevo appunto Stokowski, cioè Topolino che tirava il frac a Stokowski, ero tutta orgogliosa, perché pensavo: quel direttore lì è il direttore di mio padre. Di mio padre. L'avrei sempre visto sul pianoforte. La foto. E mio marito teneva una grande foto di Stokowski con la dedica a Ennio Porlino, e ce l'ho tuttora, adesso io ce l'ho. Peccato non averla. Se vieni una volta a Roma... Io lo faccio vedere, perché c'ho quella di Respighi con la dedica molto.